Comunque, buon pomeriggio a tutti. Io sono Luca Domizio, il segretario di Casusbelli, e ruberò questi 2 minuti introduttivi per introdurre il ciclo di seminari che comincia oggi. Innanzitutto vorrei salutare le persone che ci seguono qui in diretta sulla videochiamata e quelli che ci seguono da Facebook e anche chi ci guarderà, diciamo, successivamente sui social. Come sapete, questo è il nostro quarto ciclo di incontri. Abbiamo iniziato questo secondo anno attività con varie iniziative. In particolare, questa è la prima attività seminariale. Lo scorso anno, in questo mese, iniziava il nostro primo ciclo di incontri, all'epoca indirizzato e orientato allo studio della storia militare antica, con all'interno anche una presentazione del volume Guerra ed Eserciti in Età Antica, una presentazione fatta dal professor Giovanni Brizzi, che aveva curato il volume stesso. Tra l'altro credo sia stata anche l'unica presentazione di questo libro edito dal Molino. Successivamente, nel secondo semestre di attività, abbiamo realizzato un secondo ciclo, questa volta più ampio e, diciamo, con una prospettiva diacronica che attraversasse tutte le convenzionali epoche storiche e anche con un'ampia partecipazione di studenti. È stato un ciclo che si è realizzato per metà in presenza, mentre l'altra metà si è già dovuta svolgere online, e quindi per questo abbiamo ancora le registrazioni che sono visibili sul nostro canale YouTube, e invito tutti ad andare a rivedere. E successivamente c'è stato poi il terzo ciclo di incontri. Diciamo, facendo un esercizio chiamato dagli studiosi di storia di periodizzazione durante la fase estiva del lockdown, la fase finale, abbiamo realizzato questo breve ciclo ma molto denso, che si è svolto anche questo tutto interamente online. D'estate abbiamo poi pubblicato in open access una raccolta di approfondimenti che avevamo realizzato nei mesi precedenti. Di divulgazione che è stata pubblicata sul nostro Drive, su Facebook, su Accademia, e abbiamo anche lanciato una sfida, diciamo, alzando un po' l'asticella dei nostri seminari, pubblicando una call for papers. Il tema che è stato votato, escludendone altri molto, molto interessanti, anche che riprenderemo, è stato quello delle guerre giuste e della giustificazione del conflitto. Chiaramente l'argomento è stato scelto anche partendo dalla complessità del presente e dal mondo che ci circonda, che chiaramente nutre al suo interno numerosi conflitti asimmetrici, non regolari, non, e anche conflitti interni oltre che esterni. E quindi ci siamo chiesti un po' come si giustificassero anche in passato, e abbiamo voluto dare così, fornire una prospettiva di profondità storica, oltre che di spessore, per approfondire l'argomento. Chiaramente non c'è bisogno di scomodare Croce o la public history, ma in modo molto anche domestico abbiamo pubblicato questa call interna, che poi si è anche ampliata a livello internazionale. Dunque, la call che ci raduna qui oggi ha ricevuto numerose adesioni, abbiamo 19 studiosi che si sono presentati, abbiamo raccolti all'interno di 8 incontri, si svolgeranno tutti i venerdì, da qui ai prossimi 2 mesi, sempre dalle 3 alle 5, e noi ci auguriamo che siano delle occasioni anche di discussione, di dialogo critico degli argomenti e delle posizioni proposte. Alla fine verranno anche pubblicati, probabilmente in modalità open access, anche questa volta, delle sorte di atti di questi incontri. Vorrei quindi a questo punto ringraziare anche il comitato organizzativo che assieme a me ha organizzato gli incontri, quindi Carlo Alberto Rebottini, Tommaso Pistoni, Pietro Borsa, Vincenzo Micheletti, Fabrizio Lusani, Emiliano Pancera, Riccardo Giovannetti, che tra l'altro ringrazio anche per le grafiche, e alla fine, diciamo, con un contributo anche importante, Alessia Orlandi, che si è aggiunta nell'ultima settimana.
Inoltre vorrei anche sottolineare come ci sia stata un'ampia risposta, non solo di dottorandi, che ringrazio molto per aver aderito e essere qui con me a discutere le loro ricerche, ma anche di studenti e di alunni, e dunque persone che hanno concluso il ciclo di studi triennali e magistrali e sono in procinto di iniziare nuovi percorsi, di approcciarsi al mondo del lavoro, o di fuggire da questo paese che evidentemente tiene po molto poco alle persone che forma e hanno scelto appunto di discutere. Evidentemente c'è anche questa esigenza di parlare dei propri studi, che normalmente non trova troppi spazi all'interno dei percorsi didattici. Un'ultima cosa, noi avremmo preferito chiaramente una modalità mista di svolgimento dei seminari, per questo anche ringraziamo il Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna che ci aveva accolto e che purtroppo non si è potuta tenere a causa dell'aggravamento della situazione pandemica. E tuttavia, vorrei sottolineare l'importanza che ha anche per mostrare quello che si perde con la DAD, la famosa didattica a distanza. Che non è scontato, appunto, il nostro gruppo è nato all'interno dell'ambiente universitario e tuttavia non è nato all'interno di percorsi convenzionali come insegnamenti o laboratori programmati, ma da incontri sporadici nei corridoi o nelle biblioteche. E in questi mesi, forse anche per alcuni nostri errori, stiamo proprio subendo anche le difficoltà del lavoro a distanza di un gruppo. Quindi, appunto, al momento siamo in digitale, ovviamente, e speriamo di avvalerci al massimo di queste funzionalità, però consideriamo sempre che non è la modalità preferibile. Quindi, io adesso mi taccio, ho parlato anche troppo, auguro un buon lavoro ai relatori di oggi e a quelli delle prossime settimane. Moderare l'incontro ci sarà oggi Tommaso Pistoni, che è studente di storia antica dell'Università di Bologna e veterano del nostro gruppo di Casus Belli, nonché ex rappresentante della sezione di storia antica del gruppo. E a più tardi. Bene, mi sentite? La connessione è stabile? Mi auguro di sì. Grazie Luca. E niente, io procedo con la presentazione degli ospiti che questo primo incontro ha il piacere di presentarci e di darci. Abbiamo Alberto Maria Pollastrini, che è dottorando all'École pratique des hautes études di Parigi ed è archeologo ed esperto di antichità egizie, e abbiamo Edoardo Melmeluzzi, che ha concluso il suo ciclo di studi superiori presso la Sapienza di recente ed è studente del nostro carissimo e affezionatissimo amico Gianluca Gregori, docente di epigrafia latina ed antichità romane presso la Sapienza. Abbiamo optato per questo primo incontro di seguire un criterio cronologico delle esposizioni e inizierà a parlare proprio il Pollastrini, il quale tratterà di fianchi e la sottomissione dell'Egitto, immissione per conto del Dio, un tema che ci riporta nell'ottavo secolo avanti Cristo. Seguirà l'intervento di Melmeluzzi, che parlerà dell'influenza delle campagne militari nelle dediche delle milizie urbane, quindi piena età imperiale. Molti secoli separano questi due interventi, l'oggetto di questi due interventi, ed è mio piacere dare la parola ad Alberto Pollastrini con Pianchi e la sottomissione dell'Egitto. Prego. Sì, buongiorno a tutti quanti, grazie per chi si è collegato e chi è in ascolto. Vorrei condividere il mio schermo, se possibile. Dovremmo esserci. Sì, ci siamo.
Eccoci qui. Allora, di Buongiorno. nuovo buongiorno a tutti quanti. Oggi vi parlerò di una campagna militare, di un aspetto che nell'ambito della storia faraonica, forse la millenaria storia faraonica, forse è meno noto. Ovvero la campagna, il conflitto che portò il faraone Pianchi, il sovrano, forse meglio dire, il sovrano Pianchi al predominio, alla sottomissione dell'intero Egitto. Come già giustamente è stato pronunciato, ci collochiamo appunto alla fine dell'ottavo secolo avanti Cristo, periodo che si colloca nel terzo periodo intermedio, siamo nel primo millennio avanti Cristo per quanto riguarda la storia dell'Egitto, un periodo che vede il paese colpito da una profonda crisi. Che coincide a grande, insomma, a spanne con quello che era stato il collasso delle civiltà della tarda età del bronzo, che lambisce tutta quanta la zona del vicino Oriente e dell'Egeo. Il paese, come detto, è colpito da una crisi politica, da una crisi militare e in certo qual modo anche morale, ma questo aspetto purtroppo dovremmo così lasciarlo indietro, non potremmo approfondirlo. Si fa tradizionalmente e convenzionalmente iniziare dalla morte dell'ultimo faraone della XX dinastia, Ramesse XI. E come potete vedere dallo schema che qui vi propongo, che è uno schema piuttosto ordinato e completo e recente, è un periodo convulso. Dal punto di vista politico è un periodo convulso. In 350 anni circa di storia si susseguono 5 dinastie. Talvolta queste dinastie si accavallano uno sull'altra, coabitano, coesistono, e soprattutto la zona del Delta, del Basso Egitto e la zona del Medio Egitto, risentono di una particolare particellizzazione, del potere. Ecco, molte zone diventano, potremmo dire, indipendenti. La ventiduesima, la ventitresima e la ventiquattresima dinastia, in particolare, spostano, il baricentro del potere nel delta e eleggono a loro capitali dinastiche dei centri, nel delta, come Bubasti, come Tanis, come Sais, per fare alcuni esempi. Queste dinastie, diciamo, il tratto interessante di queste dinastie è che prendono origine da quelli che erano stati gli immigrati, le tribù che si erano infiltrate in quelle regioni, le tribù libiche che si erano infiltrate in quelle regioni già nel corso del Nuovo Regno. A chiudere questo periodo convulso e travagliato della storia egiziana, ripeto, sempre dal punto di vista politico, vi è poi la 25ª dinastia, che sarà un po' la dinastia, se, questi saranno un po' i dinasti di cui io parlerò un pochettino in maniera più approfondita. Un discorso invece diverso va fatto per la regione della Tebaide. La porzione centro-settentrionale del paese, così, soffre di questa estrema frammentazione del potere. La regione della Tebaide, proprio all'indomani del termine della XX dinastia, con la
il grande sacerdote, il primo profeta di Amon, Heri Hor, in qualche maniera diventa un'entità a sé, diventa quasi una teocrazia. E Heri Hor, ad esempio, si conferirà la dignità di scrivere il nome all'interno del cartiglio reale, no? Che era una dignità esclusiva dei faraoni. Questa tendenza all'autonomia, diciamo così, al separatismo, Tebe la conserva per tutto questo periodo, sebbene non esista un vero e proprio stacco traumatico tra la parte settentrionale e la parte meridionale del paese, e sebbene in alcuni momenti certi sovrani di queste dinastie che vi dicevo prima riusciranno almeno ufficialmente a organizzare il potere su tutto il paese, a unificare tutto il paese sostanzialmente. Questa crisi politica ovviamente ha un riflesso anche su quello che era il prestigio e l'importanza dell'Egitto al di fuori dei confini, sia a sud per quello che riguarda appunto i territori della Nubia che erano stati retti a vicerame durante il Nuovo Regno, sia invece in direzione nord-est, in tutta quella zona, appunto fino al fiume Oronte, che copriva la costa siro-palestinese e che era sempre durante il Nuovo Regno, era ricaduta sotto il potere faraonico. Con il collasso, per l'appunto, delle società della tarda età del bronzo avvenuto all'inizio, tra la fine del secondo millennio e l'inizio del primo millennio avanti Cristo, l'Egitto si contrae, perde importanza su tutti i fronti e un interessante documento di questa situazione è il testo letterario chiamato Il Resoconto di Unamun. Che ci è noto attraverso un papiro che oggi è conservato al Museo Pushkin a Mosca, un papiro redatto nella 22ª dinastia, ma che riporta questo racconto letterario che invece è ambientato negli ultimi anni di Ramesse XI, quindi è precedente. Ebbene, questo Unamun, che è un dignitario, inviato a Biblo per accaparrarsi il legname per la costruzione della barca sacra di Amon, vive tutta una serie di vicissitudini, di disavventure che proprio ci danno il senso di estrema indifferenza che oramai i popoli circostanti hanno dell'Egitto. L'Egitto non è più una superpotenza del regionale. E quindi Unamon viaggia per mare, ma viene attaccato dai pirati. I mari non sono più sicuri, non sono più pattugliati. Anche per terra, Unamon arriva a Biblos, che tradizionalmente era legata a doppio filo con l'Egitto per tutta una serie di commerci che sono rintracciabili fino all'antico regno. Biblos aveva assorbito molto la cultura egiziana. Ebbene, in questo momento, proprio io qui così vi presento uno stralcio del testo, proprio le parole del principe di Biblos stesso stanno a significare che non vi è più nessun riguardo. Il paese Egitto ha perso ormai ogni peso politico all'estero. Per quanto riguarda la 25ª dinastia vera e propria, come si è visto dallo schema precedente, va a chiudere quello che è il terzo periodo intermedio. Rispetto alle dinastie precedenti, l'origine di questa dinastia è diversa. Se prima si è parlato così di tribù libiche che in qualche maniera avevano guadagnato, avevano scalato posizioni andando a colmare quelli che erano i vuoti di potere del terzo periodo intermedio, partendo dal delta, partendo da un'origine libica, qui invece ci troviamo davanti a una
una dinastia che proviene dal sud, dalla Nubia. Si vuol far risalire i membri di questa dinastia a dei sacerdoti che erano fuggiti, che erano stati espulsi dalla Tebaide, dei sacerdoti di Amon che erano stati espulsi dalla Tebaide all'indomani, diciamo così, della trasformazione fatta da Eri-Hor del titolo di primo profeta di Amon in carica ereditaria, quindi cioè questa creazione, come si diceva prima, di questa sorta di teocrazia. Il luogo di provenienza della 25ª dinastia, dei membri della 25ª dinastia, è il regno di Napata, che si può individuare nell'attuale Sudan settentrionale. Nato dalle ceneri di quello che era stato appunto il vicereame egiziano, che era in qualche maniera collassato, come si diceva prima, per i motivi che ridussero l'influenza egiziana, era comunque a livello culturale altamente egizianizzato. La capitale era posta a Napata. Che oggigiorno è individuabile nel sito di Jebel Barkal, la montagna pura, dove, come diciamo, edificio di più alto prestigio, era stato edificato probabilmente da Tutmosi III, sorgeva il tempio di Amon, il grande tempio di Amon, che divinità egiziana, però diciamo assorbita dal regno di Napata, era diventato presto il dio principale anche del Pantheon Napateo. Questo tempio, scusate, ebbe un'enorme importanza anche durante il Nuovo Regno, dopo la sua fondazione. In epoca Ramesside venne ampliato, venne abbellito. E durante la 25ª dinastia venne restaurato, e anche qui ogni faraone diciamo che apportò delle migliorie, delle decorazioni, e divenne presto il luogo di incoronazione dei re Napatei. Come vi ho detto, il tempio era dedicato alla figura di Amon, la figura divina di Amon, leggermente diversa rispetto al dio Amon che veniva invece adorato a Tebe. In effetti, se l'Amon Tebano aveva un aspetto, io sto molto generalizzando, aveva un aspetto antropomorfo, a Jebel Barkal Amon assume l'aspetto di Ariete. Qui potete vedere una statua che era collocata precedentemente a Soleb e che poi venne trasportata a Jebel Barkal, ma è una statua comunque di Amon sotto forma di ariete. La cosa interessante è che questo culto di questa divinità a forma di ariete ha dei punti in contatto con quello che era l'Amon adorato dagli libici. E quindi è interessante così considerare che la rotta, lungo la rotta delle oasi che si snocciola così da nord a sud, lungo i confini del deserto libico occidentale, ecco, potesse essersi sviluppato questo culto di un Amon sotto forma di ariete. Per arrivare ora a Pianchi, diciamo, il protagonista della nostra presentazione. Per in qualche maniera introdurre quella che è stata la sua ideologia, l'ideologia su cui ha appoggiato le sue pretese al trono e su cui poi in qualche maniera ha anche ancorato tutta la campagna militare lungo la Valle del Nilo, bisogna prendere in esame questo importante documento. La cosiddetta stele di incoronazione,
che venne posta proprio all'interno del tempio che precedentemente abbiamo visto, quindi il tempio di Amon a Jebel Barkal. E questa stele venne eretta parecchi anni prima rispetto alla campagna militare in Egitto, forse a ricordo di una precedente campagna in Egitto combattuta da Pianchi nel quarto anno del suo regno, ma di cui conosciamo veramente poco, cioè ci sono veramente poche testimonianze a supporto di questa campagna. La cosa su cui focalizzo la vostra attenzione è innanzitutto la scena che c'è all'interno della centina. Compare una serie di divinità, la prima seduta con la testa di Ariete, è una divinità criocefala, e Amon-Ra. Alle sue spalle la dea Mut, sua sposa, e alle spalle della dea un altro dio, questa volta in piedi, che è Khonsu, ovvero il figlio della coppia di dei, che rappresenta la triade di divinità tebane che aveva come sede del proprio culto proprio la città di Tebe. Davanti al dio, sebbene un po' rovinato, scalpellato, ecco, cancellato e dal tempo e dalla mano dell'uomo, si trova Pianchi. Un particolare interessante è quello che il dio seduto, appunto Amon-Ra, sta porgendo a Pianchi. Egli pone davanti al volto, le sta porgendo al faraone due corone. Si vedono male purtroppo, però nella mano destra tiene questa corona a forma di calotta, che è un po' il diadema tradizionale nubiano. Dall'altra parte il dio ha invece la corona rossa, che è la corona egiziana tradizionalmente legata al Basso Egitto, al Delta. Quindi già qui si scorge, si vede con prepotenza qual è il programma politico di questo faraone. Il dio consegna le due corone dei due regni a Pianchi. Questa ideologia, questa parte della propaganda del regno di Pianchi è avvertibile anche leggendo il testo. Io qui vi presento proprio due brevissimi stralci. A sinistra, quindi nella parte dove ci sono gli dèi, Amon-Ra pronuncia queste parole: io ho detto quando tu eri nel ventre di tua madre, tu sarai sovrano dell'Egitto. Io ti ho riconosciuto come mio seme da quando tu ti trovavi ancora nell'uovo. Che tu sia il Signore che io ho creato, che tu riceva i due diademi che Ra ha fatto apparire in occasione del primo evento perfetto. Il padre perfeziona suo figlio. Questa è una vera e propria dichiarazione che il Dio fa, o perlomeno Pianchi fa dire al Dio, di una sua predestinazione, innanzitutto nel diventare sovrano dell'Egitto fin da quando lui era nel grembo di sua madre, e addirittura proprio una quasi origine divina, ecco, cioè Amon-Ra lo riconosce come suo figlio. E altrettanto importante sono le parole che pronuncia il faraone stesso, scusatemi, Pianchi stesso. Il re dice: Amon di Napata mi ha concesso di essere sovrano di tutto il paese desertico. Colui a cui dico tu sei capo, egli sarà necessariamente un capo. Colui a cui dico tu non sei un capo, per lui è impossibile diventare un capo. Amon di Tebe mi ha concesso di essere sovrano dell'Egitto. Colui a cui dico fatti incoronare, egli si farà inevitabilmente incoronare. Colui a cui dico non ti fai incoronare, per lui è impossibile farsi incoronare. Gli dèi creano me. Scusatemi, gli dèi creano il re, oppure gli uomini creano il re. E Amon che mi ha creato, me che i generali non hanno creato. Questo dettaglio è molto importante in vista di quello che diremo dopo riguardo proprio la campagna vera e propria che Pianchi condurrà in Egitto. Perché
investito di questo diritto divino, potremmo dire, Bianchi fa noto a tutti, rende noto a tutti che sono gli dei, l'Amon di Napata e l'Amon di Tebe, che gli hanno concesso la sovranità su, appunto, Napata, quindi sulla zona sud, sulla Nubia e sull'Egitto. E in virtù di ciò, è Bianchi che può disporre di questi, appunto, sovrani locali, di questi capi delle varie tribù libiche, di questi piccoli reami in cui era frazionato il delta. È lui che può determinare chi può cingere una corona, chi può avere potere e chi non può averlo. Perché? Perché, contrariamente agli esponenti, diciamo, di queste altre dinastie meno importanti, lui è stato messo al suo posto come sovrano dal Dio. Quegli altri invece sono stati messi lì dagli uomini, quindi la sua autorità è sicuramente superiore a quella degli altri sovrani. Arriviamo dunque alla campagna che Bianchi condusse nel XX-XXI anno del suo regno in Egitto. A ricordo di questa campagna, Bianchi fece scolpire un'altra stele, sempre posta nel tempio di Jebel Barkal, il tempio di Amon di Jebel Barkal. Questa volta però, invece di essere rimasta in Sudan, è esposta al Museo del Cairo. È una stele insomma, di notevoli dimensioni rispetto a quella precedente vista. Il testo è composto da 159 righe di geroglifici. È redatto in medio egiziano, che dimostra una certa, così, propensione all'arcaismo nelle forme così linguistiche, e anche i segni geroglifici strizzano l'occhio a certi arcaismi del Medio Regno. Partiamo nuovamente dalla centina e dalla raffigurazione che è stata scolpita nella centina. Di nuovo, in posizione centrale ci sono tre figure. In questo caso il faraone Bianchi, che è stato scalpellato via, probabilmente per damnatio memoriae. I nubiani vennero visti, nonostante il loro predominio sull'Egitto, sempre come degli stranieri. E tradizionalmente i nubiani facevano parte dei nove archi, quindi i popoli che erano riconosciuti come nemici dell'Egitto, dell'ordine costituito del regno e quindi sempre considerati come degli stranieri e mai sostanzialmente legittimati anche nella veste di faraone. Quindi chi è poi venuto dopo Bianchi ha provveduto a cancellare il più possibile la memoria di questi stranieri che hanno seduto sul trono d'Egitto. Alle spalle del faraone vi è il dio Amon, si vede un po' male, e alle spalle del dio Amon, che è seduto in trono, c'è di nuovo la dea Mut. E in questo caso, invece del dio Khonsu, che chiuderebbe la triade divina di Tebe, e Bianchi stesso, che diciamo ne fa le veci, che lo sostituisce, sempre a rimarcare questa sua discendenza divina, questa sua investitura divina, questa sua legittimazione a essere sovrano dell'Egitto. Intorno a queste tre figure compaiono quelli che sono gli avversari di Bianchi durante la sua campagna militare in Egitto. No, in realtà non tutti, cioè l'avversario principale è Tefnacht di Sais, non viene raffigurato. In posizione, diciamo, più importante è raffigurato Nimloth, questo personaggio in piedi, che era signore di Ermopoli.
Poi al di sotto, e che tra l'altro iscrive il suo nome nel cartiglio, quindi ha una dignità, diciamo, superiore agli altri. Qui sotto ci sono altri tre di questi sovrani locali del Delta, c'è Iuput II di Leontopoli, c'è Osorcon IV di Bubasti. Dall'altra parte invece ci sono, diciamo, dei personaggi di rango più basso, se vogliamo, tutti quanti ovviamente prostrati perché si sono sottomessi a Pianchi, e questi sono alcuni di essi sono i cosiddetti capi dei Ma, ovvero i capi dei Meshwesh. E i Meshwesh erano uno di quei popoli che costituiva il variegato universo delle tribù libiche che si erano stabilite nel delta, e diciamo la loro origine è ben chiara, è stata resa bene nella scultura attraverso quell'appendice che si vede penzolare dalla testa. In realtà sarebbe la piuma di struzzo, che era un attributo tradizionale dei libici, dei guerrieri libici, nell'acconciatura infilavano questa piuma di struzzo, e in questo caso di solito è raffigurata, ecco, eretta, garrula al vento, e qui invece in segno di prosternazione anche la piuma stessa sembra quasi inchinarsi davanti a Pianchi. Per riassumere brevemente i fatti, campagna militare di Pianchi, dobbiamo dire che la causa scatenante dell'intervento nubiano in Egitto è questa coalizione di principi, di governatori, di piccoli sovrani del Delta, intorno alla figura di Tefnacht di Sais, che in qualche maniera risponde aggressivamente alle mire espansionistiche di Pianchi, che al tempo aveva già allargato i suoi domini, la sua, diciamo, le terre su cui aveva predominio, erano già state, la Tebaide era già stata inclusa in questa. Nei suoi domini, quindi Tefnacht cerca di in qualche maniera contrastare la risalita verso nord degli eserciti di Pianchi, e Pianchi riceve, secondo la narrazione della stele, una richiesta d'aiuto proprio da questi territori dell'Alto Egitto che richiedono il suo intervento. Pianchi non interviene subito, dà inizialmente ordine ai generali che erano già in Egitto, che guidavano le sue armate, la Merskeni e Puarma, dà ordine loro di attivarsi, di andare a contrastare i nemici, insomma, di rintuzzare i loro attacchi. Poi successivamente manda un esercito di rinforzo che appunto viaggia da sud verso nord, affronta questa coalizione di principi del Delta a Eracleopoli e in qualche maniera la sbaraglia. Già da questo momento in avanti alcuni dei principi che costituivano questa alleanza si arrendono, si sottomettono, ci sono già le prime defezioni. Nimloth scappa, diciamo, si ritira verso la sua città, che Ermopoli, si trova nel Medio Egitto, è una città fortificata, qui cerca di difendersi. Pianchi raggiunge quindi l'esercito in Egitto e in qualche maniera coordina le operazioni di assedio, prende la città di Ermopoli, Nimloth si sottomette. Tefnacht, che era sostanzialmente il capo di questa alleanza, si ritira sempre più a nord verso il delta, passando per Menfi, in qualche maniera, Menfi era l'antica capitale, la capitale tradizionale, dell'Egitto,
passando per Menfi, organizza la difesa, però lascia la città, riesce a fuggire poco prima che la città stessa venga circondata e espugnata dall'esercito di Bianchi. Questo, la caduta di Menfi, l'assedio, la caduta di Menfi, sostanzialmente sanciscono la fine delle operazioni militari in Egitto. Diciamo, questi sono i fatti d'arme più importanti, perché una volta caduta una città importante come Menfi, l'alleanza dei principi del Delta si sfalda e alla fine anche Tefnacht è costretto a sottomettersi e in qualche maniera a giurare fedeltà a Bianchi. Quindi Bianchi, una volta ottenuto il suo risultato, colmo di doni e di tributi da tutti questi principi, governatori e signori che aveva sottomesso, ritorna a Napata, ritorna quindi nel suo regno di origine e lì rimane fino alla sua morte e non tornerà più in Egitto. Oltre a sì, qui era solo, ho inserito queste immagini di un rilievo che ormai, ahimè, ormai è scomparso, un rilievo scolpito, fatto scolpire da Bianchi proprio all'interno del tempio di Gebel Barkal. Probabilmente potrebbe raffigurare queste operazioni militari condotte dal faraone nubiano nella Valle del Nilo. A sinistra ci sono degli schizzi fatti da due egittologi, esploratori egittologi dell'Ottocento inglesi, e a destra invece c'è una resa insomma, di questo rilievo, per quello che se ne conosce attraverso schizzi per l'appunto e fotografie più moderna. È interessante appunto vedere una scena di battaglia in cui i nubiani per una volta non sono gli avversari uccisi, schiacciati, ecco, dalla potenza egiziana, ma le parti si ribaltano. Quindi in questo caso nei due registri sono i guerrieri nubiani che abbattono i soldati egiziani, raffigurati tra l'altro in scala più piccola con questo copricapo che ricorda la corona dell'Alto Egitto, la corona bianca dell'Alto Egitto. Oltre l'aspetto così più propriamente politico che ha fatto da molla per l'intervento militare di Bianchi, all'interno della stele, come abbiamo potuto vedere anche all'interno di documenti precedenti, la campagna stessa, l'elemento religioso ovviamente è un elemento che ricorre spesso, che non è sicuramente di secondo piano. Io qui vi ho riportato alcuni passi proprio della stele dove questo aspetto dell'ideologia di Bianchi è più marcato. Bianchi ha un riconoscimento divino, ha un'investitura divina per le sue azioni, agisce perché seriamente investito di questo compito da Amon e quindi durante tutto il corso della campagna agisce in risposta con una pietà e con una devozione verso gli dèi che è unica, si potrebbe dire. Primo esempio, quando Bianchi invia l'esercito di rinforzo ai due generali Puarma e Lamerskeni, dà delle indicazioni ai propri soldati, tra queste quella che vi vado a leggere adesso. Quando voi arrivate a Tebe, davanti a Karnak, entrate nell'acqua, purificatevi nel fiume, vestitevi di lino puro, posate l'arco e deponete la freccia. Non vantatevi di essere padroni della forza davanti ad Amon. Il possente non ha forza senza conoscere Amon, perché egli fa di un debole un forte di braccia.
di modo che la grande moltitudine fugge davanti ad un piccolo numero ed un solo uomo vince su mille. Aspergetevi dell'acqua dei suoi altari, baciate il suolo davanti a Amon e dite: mostraci il cammino affinché noi combattiamo all'ombra della tua potenza. Le reclute che tu hai inviato, che venga per esse un combattimento vittorioso mentre la moltitudine trema davanti a loro. E, cosa si evince da questo stralcio? Innanzitutto, cioè, Pianchi raccomanda ai suoi soldati, alle sue truppe, tutta una serie di, se volete, atti esteriori, no? Di devozione, di gesti rituali nei confronti del luogo da lui reputato tra i più sacri, perché appunto Tebe è la sede del culto di Amon, e quindi i soldati devono compiere delle abluzioni, devono purificarsi, devono rivestirsi, devono lasciare le armi fuori dai luoghi sacri. Ma c'è proprio anche il consiglio ad un intervento che va al di là dell'esteriorità, ma riguarda proprio l'interno, le coscienze, potremmo quasi dire, dei soldati. Essi devono in qualche maniera sottomettersi alla volontà e alla potenza di Amon, in un modo che io trovo, ma è una considerazione mia, che sia molto simile poi a certe dinamiche che si sono sviluppate poi secoli dopo. Così, nell'etica guerriera di certi monoteismi abraimici. Per proseguire, un altro episodio. In questo caso si tratta del momento in cui Pianchi decide di intervenire in prima persona in Egitto, quindi lascia la Nubia e raggiunge il suo esercito. Prima però di raggiungere il suo esercito e di dare l'assedio a Ermopoli, si prende tutto il tempo necessario per festeggiare, per partecipare a delle importantissime feste, soprattutto la bella festa di Opet, che era una celebrazione. Forse la più importante celebrazione che riguardava proprio Amon e la triade di divinità di Tebe, e che prevedeva proprio una processione delle immagini sacre di Amon, di Mut e di Khonsu che partiva dal tempio di Karnak e arrivava fino al tempio di Luxor. E questo, diciamo, era l'evento principale. Poi a corollario di questo evento principale ce n'erano molti altri, c'erano molti altri riti. Non vi sto a leggere il passaggio, insomma, se volete lo potete leggere. Comunque, anche in questo caso, Pianchi mette davanti a quello che è proprio il combattimento, il movimento delle truppe, quella che è la devozione verso Amon. Egli, essendo stato investito di questo potere superiore, di questa legittimazione superiore proprio da Amon, che è il re degli dèi e il re dei troni, che fa? Si prende tutto il tempo necessario prima per dimostrare la sua devozione verso suo padre, possiamo dire, verso colui al quale deve tutto, e poi si dedica alle operazioni militari. Ultimo stralcio di stelle che vi sottopongo si colloca nella narrazione alla fine della campagna militare, quando ormai Pianchi ha sgominato l'alleanza di principi di governatori del Delta e ha conquistato Menfi, e quindi poi si dedica alla devozione. Trovandosi a Menfi, si dirige nella zona di Eliopoli, che era anche lì da secoli, se non da millenni, la culla del culto solare, e in qualche maniera fa quasi un pellegrinaggio, si sposta e raggiunge i vari santuari, le varie località che in qualche maniera avevano un legame con la mitologia legata al dio Ra, al dio Atum o comunque all'Enneade eliopolitana, e
Il brano da cui ho tratto queste poche righe è veramente più lungo e ci sono altre località e ci sono altri rituali, però compie sacrifici, compie purificazioni rituali, sempre nell'ottica di presentarsi come il faraone, il sovrano più degno a rivestire insomma, il suo ruolo, il suo compito, pio oltre ogni aspettativa. Per arrivare a una conclusione, da questi testi possiamo vedere che, appunto, come vi dicevo prima, la religione ha profondamente marcato il programma politico di questo sovrano, a partire proprio dagli esordi del coinvolgimento che Bianchi ha in Egitto, fino ad arrivare alla vera e propria campagna militare che poi gli permette di sottomettere l'intero paese. Tutta la serie di stralci, di brani che prima abbiamo evocato e che nei testi appunto sono sapientemente intervallati invece poi con parti più propriamente militari dove si descrivono anche proprio il movimento delle truppe, le tecniche militari. Agli occhi degli studiosi moderni, così ha indotto gli studiosi moderni a ipotizzare che Bianchi avesse l'intenzione di presentare la sua campagna ai suoi contemporanei e anche poi ai suoi posteri, non solo come una semplice disputa tra sovrani, ecco, per questioni territoriali o di confini, ma come una vera e propria guerra sacra, o come forse meglio un pellegrinaggio armato, anche alla luce appunto di questo viaggio che poi egli fa, nei vari luoghi, per festeggiare le festività religiose, per omaggiare o sacrificare nei vari santuari. Questo perché? Perché Bianchi avrebbe organizzato questo pellegrinaggio armato, questa guerra santa. Ma i motivi in qualche maniera li abbiamo già detti, ecco, possiamo provare a ripeterli. E ha il mandato divino, ha il potere di Amon, e quindi chiamiamoli così, i ribelli del Delta che contestano il suo potere. In qualche maniera contestano il potere stesso di Amon, secondo la sua ideologia. E questo è una cosa grave, cioè è uno di quegli atteggiamenti che va a perturbare l'Amat. Come si diceva prima, l'Amat è l'ordine costituito, l'ordine giusto nel quale l'Egitto deve vivere e nel quale l'Egitto prospera. Quindi compito del faraone è salvaguardare l'Amat, salvaguardare l'ordine giusto delle cose. E quindi è compito di Bianchi, alla luce di queste considerazioni, avviare una campagna militare che unisce in sé sia la devozione per gli dèi, per le divinità tradizionali, da buon sovrano, sia punire i ribelli, sia sottomettere coloro che mettono in discussione questo ordine di cose. O almeno così è quello che i documenti tralasciatici di Bianchi, ecco, è così che ha voluto farsi rappresentare, farsi raffigurare. Io con questo ho concluso, vi dono qui una brevissima bibliografia per chi volesse approfondire. Il periodo è stato oltremodo studiato, ci sono tantissime altre pubblicazioni su tutti gli aspetti della 25esima dinastia. Forse ho dimenticato di dirvelo, comunque il terzo periodo intermedio e la 25esima dinastia sono dei momenti della storia egiziana che ancora oggi offrono motivo di dibattito, ci sono dei punti oscuri,
Gli studiosi non sono d'accordo, ad esempio, su certe datazioni di certi sovrani, addirittura non c'è concordia neanche sulla corretta lettura del nome Pianchi. Quindi ancora adesso ci sono cose da dire e cose da scoprire. Io, appunto, dandovi questa piccola bibliografia, ringrazio tutti coloro che hanno avuto voglia di ascoltarmi. E grazie. Grazie, grazie a lei, davvero grazie per rendere accessibile queste epoche che ai nostri occhi e nel comune senso storiografico sono considerate remote e anche oscure, problematiche più per ignoranza di chi, appunto studia la storia che non, o non la studia che non per l'interesse precipuo che hanno queste epoche. Quindi grazie infinite. Ricordo a chi ci sta ascoltando che lo spazio delle domande sarà alla fine dell'intervento del secondo relatore, Edoardo Memeluzzi, a cui ho il piacere di dare la parola ora. E ancora ringraziando Alberto Pollastrini per l'interessante Grazie a voi. intervento. Grazie, grazie a lei. Quindi invito il secondo relatore, Edoardo, a prendere la parola. Eccoti qua. Eccomi, se mi date un secondino, provo a condividere il PowerPoint anche io dall'inizio. Mi confermate che si vede? Sì, sembra andare tutto a meraviglia, quindi direi di Perfetto, allora iniziare. ovviamente inizio con i dovuti ringraziamenti ovviamente a Tommaso e a tutti gli organizzatori del ciclo e agli animatori dell'associazione. E ovviamente per me è la prima esperienza, la prima collaborazione con voi. Ho scoperto che la vostra è un'associazione molto molto inclusiva, quindi spero che questa prima esperienza non sia destinata a rimanere l'ultima, ecco. Quindi parto con i dovuti ringraziamenti. Come accennava prima Tommaso, sono iscritto al terzo anno di dottorato presso l'Università La Sapienza, qua ho fatto tutto il mio percorso di formazione, di triennale, magistrale e dottorato, e la mia ricerca di dottorato verte sulla religione delle milizie urbane in età imperiale. Quindi sono definibile da un certo punto di vista un epigrafista, quindi studio le iscrizioni antiche, e il mio relatore, che è stato citato precedentemente, è il professor Gianluca Gregori. Ora, prima di addentrarmi nel vivo della questione, vi faccio una premessa, ovvero quando ho letto l'argomento di questo ciclo di studi e quindi della Call for Papers, mi sono interrogato su in che modo una ricerca che verte sulla religione delle milizie urbane potesse in qualche modo essere d'aiuto in una riflessione generale sulla giustezza o meno di una guerra. E ho trovato la risposta perché, scandagliando la documentazione epigrafica che ho studiato, ho trovato delle iscrizioni che hanno un esplicito riferimento a dei singoli eventi, a delle singole campagne militari, e quindi cioè, mi è venuta l'idea di presentarvi questa mia riflessione. Tuttavia, prima di entrare nel vivo, dal momento che, come è lecito che sia, non credo che tutti abbiano immediata dimestichezza con che cosa siano di per sé le milizie urbane, che quindi sono i protagonisti di questa cosa, pensavo di fare il più rapidamente possibile un'introduzione generale sui corpi militari di Roma. Ora, come accennava giustamente Tommaso prima, in data credo 18 marzo, il mio relatore tenne un incontro con Casus Belli specificatamente dedicato alla cosa. Quindi chi volesse approfondire a modo, andando sui canali social e ripescando il video, di vedere tutto l'intervento del professore, e poi comunque nel documento lascerò tutta la documentazione di pertinenza. Comunque, la questione delle milizie urbane è un termine in realtà moderno con il quale noi intendiamo tutti quei corpi militari o paramilitari che fossero di pubblica sicurezza istituiti a Roma. E tuttavia, definirli così nel loro insieme teoricamente sarebbe anche sbagliato, perché si tratta di reparti con destinazione d'uso, funzione, catena di comando e composizione molto diversa tra
tra di loro. E la presenza di truppe militari operative dentro i confini dell'urbe, che noi oggi diamo per scontata, in realtà non era assolutamente un fatto scontato né tradizionalmente accettato, nel senso che, come immagino chi si occupa di storia antica saprà, in età repubblicana, per ragioni politiche, culturali e financo religiose, non era assolutamente prevista la presenza di uomini di Stato in armi per le vie, per la via della città. La moderna concezione, nostra di polizia nell'età romana repubblicana ovviamente non era prevista. E quindi questo capovolgimento di situazioni, come tanti altri settori in cui ci sono state delle innovazioni, le dobbiamo al primo imperatore, ad Augusto, che diciamo, fra le tante riforme che caratterizzarono la sua rivoluzione, abbiamo appunto l'introduzione per la prima volta di corpi di pubblica sicurezza a Roma. Questa introduzione di corpi militari, tuttavia, fu un processo molto lento e graduale, cioè non fu una brusca ed improvvisa militarizzazione della città, anche perché per le ragioni che vi spiegavo prima, sarebbe risultata intollerabile agli occhi della cittadinanza. In ordine cronologico, qui vi ho messo in questa slide una tabella riassuntiva dove c'è il nome, la funzione e la composizione numerica e più o meno l'epoca di operatività di questi vari corpi militari. Il primo corpo ad essere istituito furono i Germani Corpus Custodes, che erano la guardia del corpo dell'imperatore, intesa come scorta o, se vogliamo, bodyguard. In realtà il termine guardia del corpo spesso e volentieri viene attribuito ai pretoriani, che però in realtà è un'attribuzione del tutto impropria perché ebbero, come vedremo fra pochissimo, tutt'altra funzione. Quindi in realtà questa scorta stranamente non era composta da cittadini romani, come ci potremmo immaginare, ma in realtà era composta da barbari di origine germanica, in particolar modo della tribù dei Batavi. E questa guardia del corpo tuttavia ebbe vita molto molto breve, nel senso venne restituita all'incirca nel 30 avanti Cristo, verranno sciolti alla fine del regno di Nerone. Arriviamo quindi poi ai due corpi militari di Roma propriamente detti, che sono le corti pretorie e le corti urbane. Ho parlato di corpi militari perché si tratta di corti di fanteria composte da 500 uomini articolate e guidate da tribuni e articolate in 6 centuri e guidate da centurioni, quindi diciamo, la composizione riprende perfettamente quella delle regolari legioni, quindi diciamo, si tratta di militari propriamente detti. E i pretoriani avevano una funzione di guardia imperiale, di riserva militare, che possiamo, per banalizzare, potremmo definirla quasi un piccolo esercito privato del Princeps. Al contrario, invece, le corti urbane avevano una funzione che è più o meno assimilabile a quella dell'odierna polizia. I pretoriani erano distribuiti in 9 corti, mentre invece gli urbaniciani erano in 3 corti. Tutte e 12 le corti nel loro insieme vennero inizialmente acquartierate nel famoso Castro Pretorio, che si trova diciamo, ai confini nord-orientali della città, con, diciamo, la caserma più importante di Roma, costruita nel 23 da Seiano, che era il prefetto del Pretorio di Tiberio. E vi è una differenza però fondamentale fra i due corpi per quanto riguarda la catena di comando, perché le corti del pretoriane ovviamente erano sotto la guida del prefetto del pretorio, che era una figura, un personaggio di rango equestre. Al contrario, le corti urbane dipendevano dal prefetto urbano, che era un personaggio di rango senatorio. Da qui emerge tutta l'intelligenza e l'acume politico di Augusto, che ebbe appunto l'accortezza di non creare un monopolio della gestione della pubblica sicurezza a Roma nelle mani di uno solo dei due ordini della burocrazia e dell'amministrazione imperiale. Quindi, per quanto ovviamente la situazione fosse sproporzionata, perché i pretoriani, oltre ad essere molto più importanti degli urbaniciani, numericamente erano 3 volte tanto. Nonostante ciò, comunque vi fu questa accortezza, che, se vogliamo fare un paragone improprio, in realtà c'è anche nell'Italia di oggi, cioè per evitare questa monopolizzazione della pubblica sicurezza, i carabinieri dipendono dal Ministero della Difesa, la polizia dal Ministero dell'Interno. Quindi, diciamo, se vogliamo fare un paragone appunto improprio, diciamo, un rapporto di questo tipo è ancora presente.
I pretoriani erano i soldati meglio considerati dell'impero per quanto riguarda le condizioni di servizio, l'età del congedo che arrivava dopo appena 16 anni di milizia e per lo stipendio, il che li rendeva molto importanti ma anche molto pericolosi e come sappiamo a lungo andare raggiunsero un'importanza politica tale da essere un attore determinante nelle scelte. Nei particolari e delicati passaggi fra un imperatore e l'altro, alcuni imperatori vennero uccisi dai pretoriani, altri vennero da essi acclamati, cioè, tutti episodi che ben conosciamo. E i pretoriani, a differenza degli urbaniciani, hanno una data precisa di scioglimento che è l'indomani diciamo, del 28 ottobre del 312, ovvero dopo la battaglia di Ponte Milvio, avendo i pretoriani appoggiato Massenzio, Costantino sciolse le corti e fece distruggere i castri a Pretoria, cosa che invece non accadde agli urbaniciani che continuarono ad operare anche nel IV secolo. Abbiamo in seguito le corti dei Vigili, che vennero anch'esse istituite da Augusto in relazione ad un'altra riforma augustea, che era quella amministrativa della città. Augusto divise Roma in 14 distretti, in 14 regiones, e la creazione di sette corti dei vigili non è casuale perché il loro numero è strettamente connesso a quello delle regioni, poiché si creò un sistema per garantire rapidità di intervento e totale copertura del servizio in città. Ognuna di queste corti venne esclusivamente deputata alla protezione di una coppia di regiones augustee. Quindi il compito, il ruolo delle corti dei vigili era ovviamente quello degli odierni pompieri, quindi di lotta agli incendi, ma in aggiunta si occupavano anche di una funzione più delicata che era quella della polizia notturna, di fare delle ronde notturne che i romani chiamavano selvaciarie. Le corti dei vigili, come abbiamo già detto per pretoriani e urbaniciani, erano strutturate sul modello militare, quindi una corte divisa in centurie, eccetera. Tuttavia, non li possiamo definire militari, quindi soldati in senso stretto, perché la milizia presso di loro non era particolarmente socialmente ben considerata, e anzi, spesso e volentieri si trattava di personaggi di estrazione libertina, quindi diciamo liberti. Abbiamo in seguito, scusatemi, dei piccoli distaccamenti delle flotte militari. In Italia, sempre diciamo da Augusto in poi, sono presenti due flotte militari, la classe di Ravenna che sorvegliava l'Adriatico e la classe di Miseno che sorvegliava il Tirreno, che vennero due piccoli distaccamenti vennero posti a Roma con il compito prevalente di fungere da polizia fluviale. Roma, ovviamente, il Tevere ha un'importanza fondamentale, ma questi due distaccamenti sono principalmente noti per il loro coinvolgimento negli edifici di spettacolo, perché il distaccamento della flotta di Miseno gestiva il velarium del Colosseo, mentre invece il distaccamento della flotta di Ravenna gestiva le rappresentazioni di battaglie navali presso la naumachia Augusti. Motivo per cui le loro caserme, segnalate in mappa come CM e CR, erano poste appunto una vicino al Colosseo e l'altra vicino a Trastevere. Non vi ho parlato dei vigili che per ovvie ragioni non avevano una caserma, perché dovendo garantire il rapido intervento in caso di necessità, avevano tante piccole caserme, definite stationes o excupitoria, sparse per tutto il territorio cittadino. Abbiamo infine poi un altro corpo piuttosto noto che sono gli Equites Singulares Augusti, che non vennero istituiti da Augusto, ma vennero istituiti da Traiano, l'imperatore Traiano. Si tratta di una scorta a cavallo, che in parte di una guardia del corpo equitata, che in parte riprendeva le funzioni dei Germani Corporis Custodes, ed erano istituite come un numerus di cavalleria militare, quindi diciamo un numerus diviso in turme. Ancora una volta, come i custodes germanici prima di loro, non si trattava di cittadini romani, ma si trattava di barbari prevalentemente di origine celtico-germanica, che nella percezione romana avevano una proverbiale dimestichezza con l'arte militare equestre. E quindi questi Equites Singulares avranno anche un ruolo nelle campagne militari, ma perché ho. Se il tuo compito è fare la scorta all'imperatore e l'imperatore esce da Roma, non è che rimani a Roma, quindi evidentemente durante i viaggi e le campagne militari scortavano l'imperatore.
Gli Equites Singulares ebbero una prima caserma che sono i Castra Priora Equitum Singularium, che è CPES nella pianta sul Celio. Successe, ma questo per tutti i corpi militari, che Settimio Severo raddoppiò il numero degli effettivi delle corti. Tant'è che qua, se vedete, c'è nella parentesi una slash con il numero raddoppiato, perché Severo, che fa delle riforme militari generalizzate, quindi migliora le condizioni di servizio dei soldati, raddoppia il numero di effettivi delle corti, scioglie le corti pretorie colpevoli di aver assassinato Pertinace, e fino a quel momento le corti pretorie erano state costituite da italiani, dai italici, insomma, e sostituendole con uomini di origine etnica balcanico-danubiana che provenivano dalle legioni a lui fedeli. Con gli Equites Singulares raddoppiò il numero anche di essi, non per ragioni meramente architettoniche, non entrandone più evidentemente 2000 anziché 1000 nei Castra Priora. Per questi nuovi 1000 cavalieri extra vennero costruiti i Castra Nova Equitum Singularium nelle vicinanze al Laterano. Gli Equites, avendo appoggiato così come i pretoriani Massenzio al Ponte Milvio, vennero sciolti da Costantino, il quale furibondo rase al suolo la loro caserma e ci costruì sopra la Basilica di San Giovanni in Laterano, che si trova lì proprio per questo motivo, cioè nel senso ancora oggi diciamo, nel sottosuolo della Basilica di San Giovanni in Laterano ci sono i resti archeologici dei Castranova degli Equites Singulares. Abbiamo infine l'ultimissimo corpo militare, che sono i cosiddetti milites peregrini, ovvero frumentarii e speculatores, che è un rango particolare di legionari, parliamo comunque di legionari, stazionati a Roma con compiti di polizia speciale o di gestione della logistica. Quindi ognuna delle regioni sparse per le province dell'impero mandava a Roma una manciata di legionari che avevano come centrale operativa i Castra Peregrina, che si trovavano sul Celio, e da qui appunto svolgevano queste funzioni di connessione logistica. Il nome non deve trarre in inganno, perché peregrini letteralmente significa stranieri, ma comunque parliamo di cittadini che godevano della piena cittadinanza romana. Il nomignolo peregrini deriva dal fatto che, essendo loro uomini assegnati alle legioni, che erano eserciti provinciali, gli venne dato questo nomignolo per distinguerlo dalle milizie urbane, che invece erano corpi militari originariamente e specificatamente destinati a Roma. Ora, mi si potrebbe lecitamente chiedere: si tratta di corpi militari urbani destinati a stare a Roma, che a questo punto diventa una città militarizzata, perché se andate a fare il conto, Roma aveva oltre 10.000 soldati in servizio, una cifra molto alta per gli standard del mondo romano, del mondo antico, e anche la pianta generale delle caserme, per quanto si cercò per limiti strategici e sociali di porle ai limiti dell'abitato, restituisce comunque l'idea di una città fortemente militarizzata. Ora, viene appunto, come vi accennavo prima, mi si potrebbe lecitamente chiedere: ma se si tratta di soldati con incarichi di pubblica sicurezza a Roma, cosa c'entrano mai le guerre e le campagne militari con essi? Beh, in realtà, pretoriani ed urbaniciani, in un primo momento, essendo appunto fra i corpi di Roma quelli più assimilabili ad un esercito, in casi di particolare necessità venivano utilizzati dagli imperatori come riserva militare e mandati in prima linea. La prima volta che ciò accadde fu nella guerra civile del 68-69, l'anno dei quattro imperatori, e Tacito, nel raccontarci l'episodio, addirittura sottolinea come fosse inusuale, come fosse raro l'utilizzo di urbaniciani e pretoriani in battaglia, ma ciò ovviamente accadde. E a partire dall'età Flavia, passatemi il termine, diciamo, un loro utilizzo viene sdoganato, e quindi abbiamo attestazioni letterarie, storico, epigrafiche che siano, di un utilizzo militare di pretoriani e urbaniciani anche a partire dal secondo secolo a venire. Discorso diverso invece, che in parte già ho affrontato, per gli Equites Singulares, che loro ovviamente, avendo il compito di scortare l'imperatore quando l'imperatore andava in guerra, ovviamente non tutti gli Equites, ma una parte degli Equites in quanto scorta,
lo accompagnava in battaglia e quindi partecipavano anche alle campagne militari. Questi oltre 10.000 soldati urbani vivevano nelle caserme che ho provato brevemente a descrivervi, e nella vita quotidiana in queste caserme produssero una ricchissima documentazione epigrafica. I testi epigrafici di tipo religioso legati alle milizie urbane sono poco meno di 200. Tantissimi documenti di vario tipo, poi abbiamo messo un collage casuale, ma abbiamo rilievi, abbiamo altari, abbiamo piccoli templi, quindi piccoli sacelli di culto, abbiamo basi di stato, eccetera, dove vengono invocate le divinità per le ragioni più disparate. Ed è una documentazione che io trovo straordinaria, perché è ovvio che per ricostruire le vicende, gli episodi, la cronologia e l'organizzazione dei corpi militari, la fonte privilegiata sono ovviamente le fonti storico-letterarie, però la documentazione epigrafica è un documento, è un tipo di documento straordinario, perché il testo è frutto del pensiero diretto del soldato, quindi non c'è un filtro, non c'è una veicolazione in tutto questo. Cioè, le parole, per quanto attingano a dei formulari standardizzati, sono frutto della mentalità del soldato e della sensibilità del soldato, quindi ci restituisce una fotografia precisa del singolo militare. Per questo motivo, nel novero di queste tantissime iscrizioni sacre urbane di militari, ne ho rintracciate alcune che hanno dei correlamenti diretti con le campagne militari. E quindi, diciamo, ora arriviamo finalmente al senso del mio intervento, che ora vi voglio presentare per poi trarne delle conclusioni alla fine. Questo è il primo documento di questo tipo, il primo inteso come più antico, che conosciamo. Si tratta di un altare purtroppo mutilo, rinvenuto a Palestrina, dove un milite pretoriano scioglie un voto a Giove Ottimo Massimo nell'anno 167 d.C. Ora, i pretoriani, come vi dicevo, erano in larga parte cittadini romani provenienti dalle regioni centro-italiche. Giove Ottimo Massimo era la principale divinità di Roma, quindi, diciamo, questo non è la scelta del dio non è assolutamente strana, ecco. Per quanto riguarda invece la formula, non so che tipo di dimestichezza abbiate con l'epigrafia, quindi magari per alcuni di voi dirò una banalità, il rapporto del romano con il dio è un rapporto di tipo doubtless, quindi mi fa male la gamba, faccio un voto dove dico intimamente a Dio che se mi fa guarire la gamba gli faccio l'altare. Una volta che la gamba guarisce, io mantengo la promessa, mantengo la mia parola e vado a fare l'altare. Quindi i romani erano estremamente pragmatici da questo punto di vista. Per questo, negli altari, quando ci sono dediche di questo tipo, la cosa diventa così comune che addirittura si inventano una sigla, quindi VSLM, Votum Solvit Libens Merito. Ora, noi in genere non sappiamo cosa lui chiese a Dio. Tuttavia, c'è questa formula molto interessante, reversus de expedizione, che significa che il pretoriano, evidentemente sulla via di ritorno a Roma, rientrava da una spedizione militare. L'iscrizione riporta l'anno consolare preciso del 167 d.C., quindi con ogni verosimiglianza ha partecipato alla prima fase delle guerre germaniche di Marco Aurelio e Lucio Vero. Possiamo immaginare che la richiesta che lui fece a Giove fu banalmente quella di salvare la pellaccia, nel senso, perdonatemi la semplicità linguistica, però evidentemente avrà fatto un voto del tipo: Giove, se riesco a sopravvivere alla battaglia e torno a casa, ti faccio l'altare, e quello che poi viene materialmente realizzato. Passando a un altro esempio, che questa volta riguarda gli Aquites Singularis Augusti. Si tratta di un altare che purtroppo è perduto, che venne rinvenuto sotto San Giovanni in Laterano, dove abbiamo di fatto due dediche parallele. Abbiamo tre Equites Singulares che realizzano un altare per chiedere ad Hercules Invictus e a tutti gli dei e a tutte le dee la salute per Settimio Severo, per Caracalla e per Plauziano, che era il prefetto del pretorio, quindi indirettamente comandante degli Equites,
per i tribuni e per i centuriones exercitatoribus, che erano gli ufficiali d'addestramento. Quindi, di fatto, dall'imperatore in giù si richiede la salute per tutta la catena di comando. Una seconda dedica parallela è un'invocazione al Genius Turme. Tutte le unità militari della Roma imperiale, incluse ovviamente le unità militari di Roma, avevano un dio specifico, un nome tutelare specifico che prende il nome di Genius, che poteva essere il genius di varie formazioni. Quindi abbiamo il genio della corte, abbiamo il genio della turma, abbiamo il genio del numerus, eccetera. Quindi si chiede al genio della turma, che era la divinità protettrice specifica del reparto di cavalleria, si chiede di far tornare, evidentemente in sicurezza, quindi ob reditum, il numerus. Il numerus è il termine con cui si riferisce nel loro insieme agli equites singulares. Ora, a differenza dell'iscrizione di prima, andare a capire da quale campagna militare essi sarebbero dovuti tornare è più complicato, perché nel 197 le opzioni sono due: o si tratta di equites che avevano combattuto contro Clodio Albino ed erano sulla via di ritorno a Roma, oppure viceversa erano equites che da lì a brevissimo sarebbero partiti per la campagna partica, che inizia proprio nell'estate del 197, che è più o meno il periodo in cui l'altare risulta datato. Questo terzo documento in realtà è molto molto simile a quello che abbiamo appena visto. Viene sempre da San Giovanni in Laterano ed è datato a qualche anno dopo, quindi al 200 d.C. Ancora una volta abbiamo un equus singularis che invoca gli dèi per chiedere, questa volta non solo la salute, ma salute itu, reditu e victoria. Quindi salute, andato, ritorno e vittoria, come al solito, di Settimio Severo, di Caracalla, di tutta la famiglia imperiale, insomma, e la catena gerarchica. E ancora una volta abbiamo una dedica parallela, questa volta posta sul lato dell'altare, dove si chiede sempre al genio della turma, quindi al nume tutelare del corpo militare, il reditus eorum ab expeditione partica. Quindi questa volta, diciamo, dubbi sulla guerra a cui ci si riferisce non ci sono, perché loro stessi ci esplicitano che è un riferimento alla guerra partica di Settimio Severo. Il dedicante, quindi colui che realizza l'altare, si definisce remansor, che è il termine tecnico che i romani utilizzavano per andare a definire quei soldati che rimanevano in caserma quando invece i commilitoni, insomma gli altri, andavano in guerra. Ora, questa qui invece viene dalla Via Appia, dove però gli equites avevano una stazio, quindi una piccola casermina dislocata, insomma. E abbiamo ancora una volta la menzione delle due divinità che abbiamo già incontrato, quindi Hercules Invictus e il genio degli Equites Singulares, al quale si richiede ancora una volta la salute, la vittoria e il ritorno di Caracalla e di, no, scusate, di Caracalla, di Settimio Severo, di Caracalla e di Plauziano, eccetera. Purtroppo la parte terminale della lastra è perduta, ma grazie alla titolatura dei personaggi riusciamo a datare l'iscrizione con precisione al 202-203 d.C., quindi il riferimento non può essere che alla campagna africana di Settimio Severo, che si consumò proprio quest'anno. Sempre al 203 e sempre per la campagna africana è datato questo documento molto particolare. Si tratta di una specie di altare realizzato riciclando e rigirando un capitello ionico. Viene ancora una volta da San Giovanni e si tratta di una dedica del Collegium dei Curatores, che erano dei funzionari amministrativi degli Equites Singulares, ancora una volta ob reditum expeditione felicissima. Ed è interessante notare questa definizione di expeditio felicissima, nel senso proprio questo superlativo attribuito alla campagna militare, che poi analizzeremo in fase di conclusioni. I vigili, che non partecipavano per ovvie ragioni alle campagne militari, vista la loro funzione, venivano tuttavia mandati tramite dei distaccamenti in città dove era necessaria la loro presenza, prima fra tutte Ostia e Pozzuoli. Ad Ostia viene realizzata una caserma per questo distaccamento dei vigili, che è molto
che è molto importante anche dal punto di vista archeologico. E da questa caserma proviene questa iscrizione che purtroppo è estremamente frammentaria ed estremamente complicata, quindi non aveva senso in questa sede riportarne il testo intero. Tuttavia, vi ho evidenziato come ancora una volta l'intestazione della dedica sia un pro salute victoria. Ora, nessuno di questi vigili era direttamente coinvolto nella battaglia, ma evidentemente aveva a cuore il fatto che l'imperatore di pertinenza vincesse la battaglia, vincesse la guerra e rientrasse in salute. Abbiamo infine una ulteriore iscrizione pro salute, purtroppo molto frammentaria, posta da Publius Salius, un pretoriano con funzione di campi doctor. Una sorta di istruttore era il campi doctor. Sappiamo con certezza essere un pretoriano perché è menzionato anche in altri documenti, quindi riusciamo ad attribuirlo alla quarta corte pretoria. E purtroppo l'iscrizione è così frammentaria che non riusciamo, non possiamo ipotizzare diciamo, il contesto militare, quindi lo specifico episodio bellico a quale esso si riferisca. Comunque la lastra è databile fra la fine del secondo e gli inizi del terzo secolo d.C., quindi siamo comunque, se non è Severo e Caracalla, comunque la fase cronologica è quella, e ancora una volta viene definita felicissima un'expeditio. Ora, quest'ultimo documento che vi faccio vedere viene realizzato non a Roma o nel Lazio come abbiamo visto finora, ma viene realizzato direttamente in provincia, quindi in fase di operatività. L'iscrizione viene da Paleopolis, che è una città di Andros, isola delle Cicladi, che durante la campagna partica di Severo venne utilizzata come centro logistico per gli spostamenti militari. E tre pretoriani che si trovavano ad Andros, evidentemente in qualche modo connessi alla spedizione partica, costruirono un piccolo mitreo, quindi un luogo di culto dedicato al dio Mitra. E questa, diciamo, è la targa di intestazione della costruzione, diciamo, di questo piccolo luogo di culto mitriaco. L'intestazione ancora una volta è pro salute imperatoris, quindi diciamo ancora una volta diciamo, abbiamo questa formula standard di richiesta al Dio di salute per l'imperatore, in questo caso fatta da soldati che avevano lasciato Roma ed erano sulla via dell'Oriente proprio perché direttamente impegnati in qualità di pretoriani nella campagna partica. Ora, tutto questo ventaglio di esempi che vi ho fatto vedere, per cercare di trarre una sintesi, li ho incasellati con tutte le attestazioni. Ovviamente al centro vediamo le divinità che venivano invocate. Come vi dicevo prima, quando la divinità è nota, si tratta o di Hercules Invictus. Ercole era un dio inteso come dio di protezione molto molto diffuso in età severa. A Roma, perché noi siamo ovviamente pensati a siamo portati a immaginarci gli dei come i 12 dei dell'Olimpo. In realtà, in età severa, i due dei più invocati a Roma sono Ercole e Silvano. Quindi, in realtà, che sono due divinità non propriamente canoniche da quel punto di vista. Questo per quanto riguarda le richieste che riguardano gli imperatori. Per quanto riguarda le richieste che riguardano gli uomini, quindi i soldati, c'è appunto una divinità apposta, una divinità creata apposta che è questo genius, che può essere il genio della turma, il genio degli equites, il genius centurie, ma abbiamo questa figura apposita. Per quanto riguarda invece i formulari religiosi, diciamo, che sono quelli che a noi interessano, quindi posti sulla destra, abbiamo il primissimo caso in cui, vabbè, diciamo, questo soldato reversus dell'espedizione scioglie questo voto a Giove. E fino a qua, ok, una cosa, diciamo, fra virgolette, una dedica di tipo personale, se vogliamo. Poi abbiamo pro salute, itur reditu e victoria, poi pro salute, victoria et reditu, poi abbiamo ob reditum, poi abbiamo pro salute, victoria, poi ob reditum de expeditione felicissima, e infine abbiamo un'ultima attestazione di pro salute. Ora, dobbiamo
immaginarci una cosa. Questa salute dell'imperatore, questa richiesta pro salute, è una formula che nel panorama epigrafico è molto molto diffusa, si trova sia nei militari che nei civili e sia anche in dediche che ovviamente con le campagne militari non c'entrano nulla. Tuttavia, in questo caso specifico, c'è un'importante associazione fra l'evento bellico e la richiesta di salute. Ovviamente, perdonatemi, dico magari una banalità. Questo pro salute non è inteso in senso sanitario, cioè non significa che l'imperatore è malato e che debba guarire, è un'esclamazione che può ricordare il Dio salvi la regina anglosassone, nel senso è un'esclamazione di questo tipo. E ora dobbiamo anche avere la percezione che queste iscrizioni che abbiamo visto erano comunque dediche di tipo ufficiale, poste all'interno di caserme militari. Quindi magari questo continuo riferirsi agli imperatori uno lo può anche interpretare con un carattere di ufficialità o come anche un tono istituzionale. Ma comunque i soldati avevano veramente a cuore le sorti dell'imperatore e anche dei comandanti di tutta la catena di comando per due ragioni, una più nobile e l'altra meno. La ragione più nobile, se vogliamo, è che i soldati, proprio a causa del loro mestiere, sviluppavano una sorta di coscienza imperiale, come viene in genere definita, ovvero un sentimento per cui avvertivano il peso sulle proprie spalle, il compito, ma anche l'auspicio di un destino favorevole per l'impero, che veniva personificato nella figura dell'imperatore. Quindi queste continue richieste pro salute, pro salute, pro salute, eccetera, hanno un carattere di ufficialità, se volete, di ruffianeria, ma hanno anche, diciamo, un significato più profondo da questo punto di vista, se si arriva a invocare, a disturbare gli dèi per richiederlo. Tuttavia, la seconda ragione, che è quella che vi dicevo meno nobile, è che non ci dobbiamo mai dimenticare che tutti i privilegi e i benefici sociali ed economici di cui godevano le milizie urbane, in primis i pretoriani, derivavano direttamente dall'imperatore. Quindi il pretoriano medio aveva tutto l'interesse, anche egoistico e personale, che l'imperatore fosse in salute, ed anzi un'ipotetica nuova vittoria, oltre a portare lustro e gloria all'impero, avrebbe portato tramite la figura del donativum un beneficio diretto e personale anche al diretto interessato. E da qui deriva evidentemente l'associazione pro salute e vittoria, quindi quell'et victoria che spesso viene associato alla richiesta di salute. Ora, questa che potrebbe sembrare un'accusa di ruffianeria e di egoismo nei confronti delle milizie urbane, in realtà la veridicità e la bontà di questa riflessione viene dimostrata dal fatto che i militari urbani fanno dediche solo ed esclusivamente per gli imperatori viventi e regnanti. Quindi noi non abbiamo mai tra i militari delle dediche agli imperatori morti e divinizzati, che pure sono tipologie di dediche in altri contesti sociali attestate, ma nei militari no, perché banalmente ed evidentemente i morti non avevano più nulla da offrire in senso di benefici e nuove opportunità. Il secondo fattore che invece dobbiamo analizzare, quindi accantonati per un momento le richieste di salute e di vittoria per l'imperatore, è la richiesta ob rebitum per i propri commilitoni. E questa volta invece siamo di fronte ad un autentico sentimento, perché i soldati di Roma vivevano in caserma, erano completamente isolati dal mondo civile che li circondava e spesso avevano anche difficoltà a mettere su famiglia. Questo generò lo sviluppo di un fortissimo e sentitissimo senso di corpo, fra commilitoni, tant'è che nei documenti i soldati si chiamano fra di loro fratres, quindi vi era proprio un sentimento di fratellanza. A questo punto possiamo ipotizzare che vi fosse una sincera volontà, un intimo desiderio che i propri commilitoni tornassero vivi in caserma. Quindi queste richieste ai geni, queste preghiere per far rientrare in salute i propri commilitoni non hanno un secondo fine, hanno anch'esse un carattere di ufficialità, per carità, ma più che un secondo fine vi è proprio
l'autenticità di un rapporto umano che emerge. Tant'è che non si chiede agli dei per i propri commilitoni in battaglia la gloria, la vita eterna, la vittoria, eccetera, perché quelli sono appannaggio esclusivo dell'imperatore. Si chiede semplicemente il ritorno a casa. Quindi, diciamo, emerge tutta l'umanità da questo punto di vista. Ora, venendo a noi, quindi perché io in un contesto del genere vi ho fatto tutta questa presentazione, è che la documentazione epigrafica di per sé non ci tramanda informazioni dirette circa il pensiero dei soldati sulla percezione di una guerra giusta o di una guerra sbagliata, anche perché presumibilmente i soldati non si concedevano il lusso di averne uno di pensiero. Perché probabilmente la domanda me la sono posta sbagliata in partenza, nel senso che noi non ci possiamo aspettare dai soldati o comunque dalla documentazione epigrafica che ci hanno lasciato una risposta che loro non possono e non sanno darci. Per il soldato urbano, per il singolo soldato di età imperiale, la campagna imperiale, la campagna militare, cioè, che potremmo definire in un certo senso guerra, non è che è giusta o è ingiusta. L'expeditio, quindi la spedizione in quanto tale, se va a buon fine è felicissima. Quindi, come abbiamo visto, che è il termine che si usa nei documenti, e tanto bastava. Quindi, se proprio ci vogliamo dare una risposta, possiamo dire, per quanto agli occhi nostri tragico possa sembrare, che l'unica guerra giusta de facto è la guerra vinta. Quindi, diciamo, questa è la conclusione della loro percezione. Ora, da un lato mi dispiace di non saper dare una risposta all'interrogativo che ci eravamo posti all'inizio, perché fra l'altro è una risposta che sapranno dare molto meglio di me i tanti colleghi che approfondiranno nei prossimi episodi del ciclo la percezione romana del bellum iustum che emerge ovviamente da Cicerone e da tutte le altre documentazioni e fonti storico-letterarie che ci presenteranno. Tuttavia, però, parlando di guerra, trovavo giusto dare la voce ai soldati stessi, quindi ai più che a un Cicerone, trovavo giusto dare la parola ai diretti interessati, i quali, ripeto, dalla documentazione non emerge tutte queste riflessioni sul fatto che sull'opportunità e la lecità o meno sulla lecità o meno della guerra. Quindi, ripeto, la mia è una risposta che in qualche modo potrà risultare deludente, ma vi ripeto, non dobbiamo mai fare l'errore di chiedere a dei romani di bassa estrazione sociale di secondo secolo delle istanze riflessive che sono proprie dell'uomo moderno. Quindi questo è quello che emerge, e con ansia sentiremo se gli altri studiosi di antichità romane mi potranno contraddire. Io vi ringrazio moltissimo di avermi ascoltato e avrei terminato. Grazie, grazie a lei, grazie infinite a lei. No, Siamo. dammi del tutti, prego, dammi del Va bene, allora tu. grazie, grazie a te Edoardo per la bella spiegazione, bella e completa. Fatto Niente, qua a stop share. direi di Ok. dare il via alla sezione domande e vi arrogo il privilegio di iniziare questa sezione domande e interrogazioni. Insomma, volevo chiedere al dottor Pollastrini, a proposito dell'episodio relativo all'assedio di Tehnequet, dopo l'avanzata inarrestabile e irresistibile di Bianchi verso il delta e la ritirata di Tehnequet, appunto, in quel di Menfi, l'assedio di Menfi, a questa altezza di tempi, cioè alla fine dell'VIII secolo avanti Cristo, seconda metà dell'VIII secolo avanti Cristo in Egitto. Possiamo parlare di tecniche ossidiali particolari davanti ad un muro fortificato? Come reagivano armati, eserciti? Come reagì l'esercito di Bianchi in questa occasione particolare? Allora, grazie per la domanda, perché tra l'altro io ho proprio scritto un articolo su questo argomento, ovvero le tecniche
di poliorcetica in Egitto preclassiche, perché diciamo che un limite così, dei manuali che trattano di poliorcetica è sempre escludere un pochettino i grandi imperi. Allora, prendo spunto dall'assedio di Menfi, ma mi riferisco all'assedio di Ermopoli, perché secondo me è più interessante, cioè l'assedio che avviene prima. Di Menfi sappiamo che Tefneket in qualche modo andò ad operare sulle mura, fortificò ulteriormente la città, la città si trovava sul fiume, quindi c'è anche tutta una parte di combattimento anche fluviale, con le barche a quanto pare. Però mi riferisco a Ermopoli perché lì l'aspetto delle tecniche sono, secondo me, molto più interessanti, perché Pianchi fa erigere delle sorte di strutture. Non, allora, il testo usa una terminologia che poi è difficile da puntualizzare con il nostro linguaggio moderno, proprio in termini di lessico specifico militare. Probabilmente delle pedane rialzate erano queste strutture, su cui colloca sia degli arcieri sia dei frombolieri. Qui, ad esempio, ci fu un problema che io poi nel mio articolo tratto, perché l'edizione di Grimal, che io vi ho messo in bibliografia di questa stele, traduce frombolieri come macchine da guerra, come catapulte. E evidentemente, per chi si occupa di storia militare, questo è un problema grande, cioè è un nodo, per qualcuno forse anche un boccone amaro da mandare giù, dice, ma come? Cioè degli egiziani, anzi addirittura dei nubiani, alla fine dell'VIII secolo hanno delle catapulte, quindi delle macchine, e a parere mio, appunto, la traduzione andava rivista come dei lanciatori di pietre, ma dei lanciatori umani, ecco, dei frombolieri. E questi, da queste pedane che a quanto pare erano più sopraelevate dei bastioni della città di Ermopoli, colpivano e uccidevano, facevano strage all'interno della città. Cos'altro possiamo dire dell'assedio? Possiamo dire che, cioè, anche da epoche più antiche, nell'Egitto era sviluppata. Noi dobbiamo pensare che, ad esempio, nel nuovo regno gli eserciti egiziani dovevano far fronte a delle campagne che spesso si scontravano con delle civiltà fortemente urbanizzate. E quindi, cioè, il problema di conquistare una città era un problema concreto per chi si lanciava in una campagna militare nel vicino Oriente, ad esempio. E abbiamo un sacco di testimonianze, abbiamo un sacco di rilievi, anche proprio testimonianze iconografiche, che ci mostrano assalti portati con le scale, ci mostrano addirittura delle primitive torri proprio accostate alle mura, o comunque, se non proprio delle torri, delle sorte di tralicci mobili sui quali, appunto, i guerrieri s'arrampicavano per raggiungere gli spalti e quindi in qualche maniera conquistare le mura. Poi vi erano delle altre truppe adibite, ad esempio, ad abbattere la porta o a scardinare gli stipiti delle porte, quindi far crollare così, cioè il punto forse ritenuto più debole della cerchia muraria, perché dove si innesta la porta, nel muro, ovviamente lì, cioè, il punto è più debole, la statica è più precaria. C'è poi un altro documento che è poco conosciuto ed è molto molto interessante. Si trova in un tempio, a me il rilievo non è parzialmente, anche in questo caso parzialmente distrutto, di periodo Ramesside, si sta parlando di Ramesside II, assedio a una città siriana di cui non conosciamo il nome, ahimè, è chiaramente visibile una sorta di struttura, una sorta di mantelletto che copre dei minatori, cioè dei soldati che stanno scalzando
la base delle mura per in qualche maniera minare le fondamenta di un tratto di mura e quindi provocarne poi il crollo. Oltre a questo, cioè, il discorso è molto ampio. C'erano sicuramente degli arieti o comunque dei sistemi per sfondare il muro in certi tratti o la porta. Sicuramente c'era l'uso anche del fuoco, appiccare il fuoco alla porta. Insomma, a ben vedere la tecnica ossidionale dell'antico Egitto, si potrebbe ancora risalire più indietro, perché ci sono delle testimonianze addirittura di terzo millennio avanti Cristo di assedio in Egitto, nelle mastabe sempre della regione menfita ci sono alcuni rilievi, ci sono alcune pitture che mostrano delle tecniche già piuttosto avanzate di assedio, piuttosto coordinate. Chiudo la parentesi sugli assedi con un testo letterario che è il cosiddetto assedio di Joppa, che è la Giaffa attuale, insomma, dove il generale Giacuti, che sarebbe Tutmose, sarebbe Giacuti Mes, in qualche maniera escogita un tranello per questa città che deve conquistare, che ricorda molto da vicino, è a mezza strada tra il cavallo di Troia e Ali Baba e 40 ladroni, perché invita a parlamentare, diciamo, i maggiorenti della città, li neutralizza, poi facendo credere che questi abbiano avuto, insomma, dei doni, stiano ritornando in pace alla città, nelleggiare in fila i propri soldati, li introduce nella città e poi prende la città. Quindi forse tra tutte le tecniche ossidionali degli egiziani c'era anche quella del tranello, del sotterfugio. Qui chiudo questa brevissima, andate a leggervi il mio articolo, lo trovate su Accademia. Grazie, chiusura con fuochi d'artificio e inganni. Bene, niente, allora farei un'altra domanda a Edoardo. Io vedo ancora Pollastrini parlare, scusate, forse c'è un ritardo di connessione o ha chiuso l'audio, chiedo scusa. Funziona tutto? Edoardo mi sente? Inconvenienti? Ti scusa, ti sento, ma c'avevo il microfono spento, niente, potevo rispondere, comunque sì, ti sento. Benissimo, benissimo, ok. Allora, niente, riprendiamo la sessione domande. E niente, io volevo chiederti, pensando all'ideologia solare, ecco, che va affermandosi verso la fine del terzo secolo, se non ricordo male, vado a memoria, con Aureliano, il riscontro epigrafico della crescita di questa ideologia, religione. Si è parlato di enoteismo in passato, riferendosi al culto del Sol Invictus, che è principalmente militare. Ecco, ti chiederei di fare una panoramica di questa, se c'è un riscontro epigrafico, tu che te ne occupi, è questo. Allora, se c'ho modo di recuperare il PowerPoint, no, aspetta, stavo al volo, eh. Una di queste iscrizioni così a caso che avevo messo per fare questo collage di varie attestazioni che ci sono del culto solare, il rilievo che vedete in alto a destra è proprio una rappresentazione del Sol Invictus, quindi diciamo raffigurato con i raggi solari che coronano la divinità. Purtroppo è talmente tanto piccolo che non so se lo leggete, però siamo un'altra volta, un altro tipo di dedica, Sol Invicto Pro Salute. Non so se riuscite a leggerlo dal computer. Perché si legge, è una dedica vagamente simile a quelle che abbiamo visto. Nel caso specifico si tratta di un... della dedica di un Equus Singularis, però viene dai Castra Priora, quindi dal Celio.
Ora, il culto solare si diffonde con Aureliano, che sappiamo che prima della presa di Palmira, anche io vado a memoria, prima della presa di Palmira ebbe in sogno il Sole Invictus, tant'è che poi realizzò nel Campus Agrippe a Roma un tempio dedicato alla divinità solare. Tuttavia, anche prima, quindi diciamo dalla metà del secondo secolo in poi, se ti dovessi sparare un imperatore direi Marco Aurelio, quindi nel senso da Marco Aurelio in poi abbiamo delle attestazioni sui militari del culto del Sol Invictus. Sono attestazioni tuttavia più numericamente non significative, nel senso che se metti insieme tutti i corpi militari, le dediche al Sol Invictus io credo che si possano contare sulle dita di due mani. E prevalentemente il culto del Sol Invictus noi lo troviamo negli Equites Singulares e lo troviamo nei pretoriani di terzo secolo. Non è un caso che lo troviamo in questi due corpi militari, perché sono i due corpi militari principalmente costituiti da cittadini romani di recente acquisizione di cittadinanza e che vengono dalle province balcanico-danubiane, comunque province con una correlazione culturale con l'Oriente molto più marcata di quanto non lo fosse ovviamente in Italia o comunque nelle province europee. Quindi, ad esempio, il culto del Sol Invictus tra gli urbaniciani piuttosto che tra i vigili, eccetera, è meno presente. Quindi ho più che una questione ideologica o una questione militare, perché spesso e volentieri io sento nelle opere divulgative che divinità tipo Mitra, tipo appunto il Sol Invictus, tipo Giove Dolicheno, siano divinità in qualche modo connesse al mondo della guerra. Nel senso che ci sono tanti soldati che fanno dediche a quegli dei, non perché quegli dei abbiano una relazione con i soldati, ma perché i soldati hanno delle reminiscenze culturali da territori in cui quel particolare culto è più marcato. E il Sol Invictus viene inserito tra le altre divinità. Quindi in realtà quando noi abbiamo il Sol Invictus, le tipologie di dediche Ciao Fabrizio, dimmi. sono molto simili. Sono molto simili a quelle delle altre divinità. Invece questo è per quanto riguarda il Sol Invictus. Il culto di Mitra, invece, a Roma è attestato solo e soltanto nei Castra Peregrina, dove c'era addirittura un Mitreo, cioè nel senso sotto Santo Stefano Rotondo, che era il luogo della caserma dei frumentari, è stato rinvenuto archeologicamente un importantissimo Mitreo con tantissime iscrizioni ed è praticamente una delle pochissime attestazioni di culto mitraico che abbiamo tra i militari di Roma. Però torno al discorso di prima, i frumentari e i pretoriani. No, scusate, i frumentari e gli speculatores, quindi coloro che stavano nei Castra Pellegrina, è gente che stava a Roma di passaggio, sono legionari. Quindi un legionario che presta servizio, che ne so, in Siria, in un'altra provincia orientale, poi viene a Roma 2 o 3 anni a gestire la logistica, quello presumibilmente il culto delle divinità orientali lo ha preso, lo ha assorbito quando faceva il legionario, non quando faceva il militare urbano, presumibilmente. Quindi in realtà c'è un'attestazione di questo tipo che io personalmente, diciamo, che poi ci sono anche diciamo, degli studiosi del tema che la pensano diversamente, io a questa diffusione dei culti solari tra i militari gli do più una ragione geografica ed etnica che non una ragione specifica, nel senso che noi abbiamo dei casi in cui il Dio è connesso al ruolo del militare. Ad esempio, l'Optio Carceris era un ufficiale che si occupava delle carceri. Noi abbiamo degli Optiones Carceris che fanno delle dediche a Nemesis, che è la dea delle carceri. Oppure abbiamo dei soldati, dei Venatores, che si occupavano quindi dell'approvvigionamento degli animali, che fanno delle dediche a Diana, che era la dea della caccia. Quindi in realtà abbiamo in alcuni casi una correlazione, che però io per i culti solari personalmente non vedo.
Grazie, grazie. Anche svoltando luoghi comuni che si avanza, che ci si evolve in qualche misura. Quindi grazie per questo tuo contributo adesso. E io lascerei la parola a chiunque voglia prenderla la parola, che ci sta ascoltando e seguendo. E inviterei a rivolgere le domande direttamente, le domande anche dalla diretta Facebook, se ci arrivano qualche notizia di domanda, qualche Sì. interesse. Allora, io anzitutto vorrei ringraziare i due relatori per belli interventi e poi vorrei fare una domanda a Edoardo, che ha detto che appunto non ha risposto al quesito iniziale. In realtà ha risposto benissimo, tra l'altro con una battuta alla fine: l'unica guerra giusta è la guerra vinta. E tuttavia, appunto, volevo porre una domanda anche metodologica che va molto per altre epoche storiche, per quanto ne so, perlomeno. E cioè, se esistesse secondo te, ovviamente, degli ambienti, se esistessero degli ambienti di interazione tra questa cultura alta del Ius Tum Bellum, di cui ci hai parlato, e la cultura bassa, tra virgolette, del milite molto pragmatico che dedica la propria epigrafe all'imperatore. E quindi se esistesse questo scambio o se invece si trattava di due culture appunto separate e senza troppi punti di contatto. Grazie. Allora, ancora una volta, almeno per l'esperienza che ho avuto io in questi anni studiando i militari, ti devo dare una risposta negativa, cioè deludente, no, perché i soldati in generale, quindi non parlo specificatamente dei pretoriani, che sono un po' un mondo a parte, venivano reclutati da ambienti sociali relativamente bassi, e anzi la milizia presso questi reparti rappresentava un salto di qualità. Tuttavia, parliamo di persone di basso rango, e tralasciando il caso specifico degli urbaniciani e pretoriani dei primi 2 secoli, si tratta di stranieri. Quindi l'equus singularis, piuttosto che il classiario, piuttosto che il pretoriano di terzo secolo, sulla carta è un cittadino romano, ma continuava ad essere considerato un barbaro, ma anche per ragioni linguistiche. Ora, quelle che vi ho fatto vedere io oggi sono documenti epigrafici, ovvero i soldati facevano la minuta, dettavano il testo e poi lo consegnavano alle officine lapidarie che lo producevano. Nelle caserme noi troviamo i graffiti, che sono delle iscrizioni graffiate con dei chiodi sul muro, sull'intonaco, dai soldati stessi, e là è proprio di loro produzione. E da là capiamo anche le loro difficoltà linguistiche. Ad esempio, a Roma c'è tutto il corpus dei graffiti dei vigili che viene dalle Scupitorium di Trastevere, dove c'è un uso di un latino molto grossolano, con degli errori grammaticali anche ingenui, che tradiscono l'origine etnica o comunque sociale di determinati personaggi del mondo militare. Inoltre, i militari a Roma non erano ben visti, al di là da quello che noi possiamo pensare, erano tenuti in disparte. Tant'è che, come vi ho fatto vedere nella mappa, le caserme erano poste ai limiti, proprio in periferia della città, i soldati vivevano là e non era previsto che avessero dei rapporti sociali. Noi co da cosa lo capiamo questo? Sempre nella documentazione epigrafica, le dediche sono sempre fatte dai militari. Inoltre, nella cultura romana, nelle iscrizioni funerarie, viene posto il nome di colui che realizza la tomba per il defunto. Quindi, se muore un personaggio qualsiasi, noi nella tomba troviamo il nome del personaggio e poi sotto la formula che ci informa che l'ha fatta un amico, il fratello, lo zio, il cugino, un collega, eccetera. I pretoriani sono sempre altri soldati. Questo non ci può dare informazione diversa se non il fatto che questi non avessero rapporti sociali diversi che non fra di loro. Quindi, in realtà, vivevano in un ambiente culturale estremamente chiuso.
Quindi, tornando alla domanda che hai mai fatto, ora io non te lo so dire se una cosa del genere sarà mai successa o meno, quantomeno ti parlo della truppa, non ti parlo degli ufficiali, cioè noi abbiamo esempi di, ora perdonate, non mi ricordo il nome, ci fu un tribuno dei pretoriani che fu addirittura amico intimo di Adriano, quindi in realtà non ci sono stati dei personaggi di ufficiali importanti che ebbero comunque una qualche tipologia di rapporto, ma per quanto riguarda, diciamo, il soldato basic, che è quello di cui abbiamo parlato oggi, per ragioni sociali, culturali, alle volte anche etniche, io poi parlo in generale, poi ci sarà stato il singolo caso dell'Equus che si sarà fatto amico il Liberto Imperiale che abitava a 500 metri, non lo metto in dubbio, ma in generale i soldati vivevano in maniera estremamente isolata e magari mi sbaglio, però per l'idea che mi sono fatto io non ce lo vedo un danubiano semianalfabeta che si mette a leggere il De Repubblica di Cicerone su Bellum Iustum, sinceramente. Poi magari mi sbaglio, non è che ho la scienza infusa, però l'idea che mi sono fatto io è questa. Grazie, grazie molte. Altre domande? Chi ci sta seguendo anche su Facebook? Arrivano dispacci di domande. Chiedo a chi ha sotto mano il comitato tecnico che sta seguendo la diretta. Sì, noi. Da Facebook non ci sono domande. Non ci sono domande. Sento una voce in compenso, oltre a quella di Matteo. No, mi sbagliavo. Sto impazzendo. Va bene. Se non ci sono altre domande, io ne fa vorrei fare un'altra, un'ulteriore domanda al dottor Pollastrini. È riferita a uno dei testi che ci ha letto, e, nello specifico al testo in cui si fa menzione dell'arco, del momento in cui le truppe di Bianchi entrano a Memphis, se non ricordo male, devono depositare l'arco e vestirsi di lino. E volevo chiedere se l'arco fosse per le truppe di Bianchi una sorta di arma nazionale. Siamo abituati forse a pensare, meno, sono abituato a pensare le popolazioni della Tebaide o comunque dell'Egitto meridionale come appunto etiopi, come ce li riportano le fonti classiche, e l'arma dell'etiope è l'arco, è un tiratore d'arco eccezionale. Etiopi, ripeto, classicamente intesi, non quelli odierni. E quindi giro questa domanda al dottor Pollastrini, se può Sì, rispondermi. certamente. Riguardo all'etiope, all'aggettivo etiope è stato usato ancora non molti anni fa per definire proprio la 25esima dinastia, la dinastia etiope, proprio in virtù di questo, diciamo così, legame con le fonti classiche. Allora, l'arco è senza dubbio un'arma importantissima così, nel panorama della guerra egiziana. È vero che l'arco è associato ai nubiani sin dalla più remota antichità. I nubiani vengono assoldati praticamente lungo tutto il corso della storia faraonica. Come mercenari, proprio in qualità di arcieri, c'erano proprio delle unità, potremmo dire, speciali di arcieri nubiani e pare che la loro perizia nel lanciare le frecce fosse tale, che riuscivano a colpire il bianco degli occhi degli avversari. Per quanto riguarda l'episodio appunto delle truppe nubiane di Bianchi che entrano in Tebe, quindi viene intimato loro di lasciare l'arco e la freccia,
questi due elementi sono presi un po' per antonomasia, ecco, cioè come le armi per antonomasia sostanzialmente. C'è però da aggiungere secondo me un elemento. Oltre al rilievo ormai scomparso purtroppo del tempio di Jebel Barkal che vi ho fatto vedere prima e che comunque dimostra che l'esercito nubiano aveva al suo interno varie componenti, ecco, oltre all'arciere c'erano anche soldati equipaggiati diciamo, in maniera più pesante con scudi e con lance. Anche la stessa paleografia della stele di Pianchi ci dà alcuni indizi sull'armamento dell'esercito, della composizione dell'armamento dell'esercito di Pianchi. Il geroglifico che si usa tradizionalmente per, ad esempio, scrivere la parola esercito, Mesha o i titoli legati alla gerarchia militare, quindi il Mermesha, che è il generale, il Mermesha Ur, il generalissimo e via dicendo. Adesso non vi voglio tediare con il lessico militare egiziano. Prevede l'inserimento a fine della parola, del termine, il determinativo, un determinativo che raffigura appunto un arciere inginocchiato. Ecco, in queste parole, la parola esercito, la parola generale, c'è sempre questo determinativo che indica a chi legge qual è la sfera semantica nel quale inserire correttamente il termine, cioè questo arciere inginocchiato. Già questo dimostra che l'arco era associato alla guerra, cioè in una maniera stringente. Nella stele di Pianchi questo segno ha una varietà paleografica sorprendente. Ci sono tantissimi segni, appunto, quando si parla delle truppe di Pianchi, quando si parla di un tale reparto, un tale altro reparto, che invece di impugnare arco e frecce, impugnano ad esempio uno scudo e una mazza. E ovviamente un piccolo indizio, ma secondo me è uno specchio della varietà dell'armamento che comunque all'interno dell'esercito di Pianchi doveva per forza di cose, ma proprio per dare un valore tattico, uno spessore tattico migliore alle armate di Pianchi. Ecco, cioè un esercito di soli arcieri probabilmente non avrebbe avuto fortuna in una campagna del genere, dove si susseguono assedi, scontri campali, ecco, contro i carri da guerra, insomma, pur mantenendo sempre un prestigio, diciamo, l'arco, una predominanza rispetto ad altre armi, sappiamo che non era l'unico, non era quella privilegiata, ecco. Spero di aver chiarito. Sì, sì, sì. Trattasi di antonomasia. Sì. Sto. Allora, ditemi, possiamo concludere questo incontro? Lo continuiamo? Direi di sì, siamo oltre le due ore e se non ci sono domande, comunque penso i nostri relatori siano anche disponibili in caso in futuro a rispondere a altre curiosità o domande in caso si presentassero. Sì, emergeranno nella discussione interna ai nostri gruppi. Esatto. Li disturberemo in caso, in altra sede. Tramite mail o messaggio. Benissimo. Ci premuriamo ora di ringraziarvi moltissimo per aver accolto il nostro invito e per aver voluto partecipare a questo primo incontro e a questo quarto ciclo di conferenze. La settimana prossima, appunto, ricordiamo sempre venerdì, non so se è il programma Sottomaso o tu, Tommaso. Al momento no, ma lo recupero subito. Comunque avremo una
un incontro che si terrà in lingua inglese, che modererà Alessia, che è qui sotto nello schermo, e sarà proprio ancora sul... avremo come ospiti Rory Cox e Despina Iodi. Trovate le info sul programma. Quindi di nuovo, buona serata, grazie ancora. Buona serata a tutti.